Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi è quel giorno del mese che dedichiamo all'unboxing dei miei acquisti e di quello che mi è stato inviato dagli uffici stampa. Questo mese piatto ricco, miccificco, tanta tanta roba, ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7 Potter potrete avere il 15% di sconto su tutto il sito di Pampling, dove potete trovare scarpe, magliette, qualsiasi cosa, tutto a tema rigorosamente nerd. Oggi indosso questa a tema Trono di Spade, che magari vi sconsiglio di comprare visto come è andata a finire la stagione. Dedicatevi ad altri fandom, lasciate perdere il Trono di Spade, ma di questo ne parleremo in un altro video. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito con gli unboxing e direi di cominciare con Warner Bros. Ok, ho dimenticato il bisturi, quindi tagliamo. Eccolo qui, ragazzi, bisturi alla mano, andiamo a scoprire qual è l'uscita home video del mese che mi è stata inviata da Warner Bros. In questo caso, ok, un gran bel film. Questo mese mi è stato inviato il Blu-ray in Steelbook, quindi gran bella edizione di Creed 2. Naturalmente si tratta di uno dei sequel, più che altro spin-off di Rocky, e in questo caso nel 2 troviamo il nostro Rocky che andrà ad allenare Creed, il giovane Creed, che si andrà a sfidare col figlio di Ivan Drago. Quindi, ragazzi, un film molto molto adrenalinico dove si va a rivangare nel passato e adesso andiamo a vedere com'è questa bella edizione in Steelbook. Io il film l'ho visto al cinema e devo dire che mi era molto molto piaciuto. Quindi adesso andiamo a vedere com'è. Molto molto bella, satinata, mi piacciono un sacco le Steelbook, le sto praticamente ormai collezionando. Quindi grazie, grazie mille a Warner questo mese per avermi inviato Creed, che naturalmente trovate sotto in info box tutti i link sia a questa edizione che a tutte le altre disponibili. Passiamo al prossimo pacchetto che invece mi arriva da Universal Pictures Home Entertainment. È un'altra uscita home video e vediamo quale film andrò a vedere questa sera o nelle prossime sere. Fantastico, mi hanno inviato Dragon Trainer, il mondo nascosto, il terzo capitolo della trilogia di Dragon Trainer di DreamWorks. Ragazzi, io ho visto i primi due. Il primo l'ho visto poco meno di un anno fa, sotto suggerimento di una mia amica, poi mi è piaciuto molto. Ho visto anche il secondo. Non sono riuscito ad andare al cinema per vedere il terzo, quindi lo andrò sicuramente a recuperare. In questo caso l'edizione Blu-ray. In questo film, da quello che ho visto dal trailer, arriverà anche una Furia Chiara, quindi che si andrà ad aggiungere al nostro sdentato, la Furia Nera. E mi hanno detto, mi hanno promesso che questo film ha un finale strappalacrime, quindi mi devo un po' preparare psicologicamente già a salutare i protagonisti di questo film che conosco relativamente da poco, però mi ero già affezionato parecchio. E all'interno di questa edizione troviamo dei minifilm, un inizio alternativo rispetto a quello là che è stato mandato nei cinema, e poi troviamo anche un gioco, Gioca con il tuo drago, che mi hanno detto essere davvero molto molto carino e che adesso andiamo a vedere come funziona più nel dettaglio. Perfetto, eccolo qui. All'interno della nostra Marei troviamo il Blu-ray, mi piace un sacco perché è stata ripresa la stampa che troviamo in copertina, e poi abbiamo il voucher con il codice per poter scaricare il gioco gratuito che ci permetterà di giocare col nostro draghetto. Sicuramente vi starò facendo vedere in sovraimpressione le immagini del gioco. Ce n'era già stato uno anche con Jurassic World dove era possibile giocare con i dinosauri, e questi giochi in realtà aumentata sono sempre abbastanza difficili da trovare, quelli fatti bene negli store, quindi è una cosa molto molto carina e apprezzabile che vengano regalati dei giochi fatti come si deve con i film. È quel qualcosa in più che ci può naturalmente convincere quando magari siamo in dubbio nell'acquistare o meno un cartone o comunque un qualsiasi home video. Ovviamente anche di questo trovate il link in info box e ragazzi fatemi sapere nei commenti se l'avete già visto e se davvero dovrò preparare i fazzoletti. Il prossimo pacco invece mi arriva dall'ufficio stampa di HarperCollins Italia e si tratta di un libro, di un saggio che davvero volevo leggere tantissimo e sono stati così gentili da inviarmelo. Si
si tratta del saggio di Kelsey Miller, I'll Be There For You, che è appunto il titolo della sigla di Friends. Infatti è un saggio che parla del dietro le quinte di Friends, di come è stata realizzata questa serie, tutti i vari retroscena, le varie dinamiche tra gli attori. È davvero molto molto interessante, è stato un successo all'estero e finalmente arriva anche in Italia. Io sono un grandissimo fan di Friends, spero sempre che un giorno possano fare una reunion, possano fare un film, se ne parlava tantissimo in passato, ma poi non se ne è saputo più nulla, ma credo che il periodo sia quello giusto, visto che ultimamente stanno arrivando tantissimi film tratti da serie TV. Ultimo che arriverà nei prossimi mesi è quello di Downton Abbey, ad esempio. E ragazzi, Friends secondo me non si farà mai, o comunque se non si farà mai è semplicemente perché il cast, tra cui c'è anche Jennifer Aniston ma anche tantissimi altri, è davvero difficile da accordare, da mettere assieme, perché ormai le loro carriere sono molto distanti le une dalle altre. Ma è bello sognare e ragazzi, quindi I'll Be There For You. Vi dicevo, sono un grandissimo fan. A New York, quando andai a New York, andai a farmi una foto sotto il palazzo che era utilizzato per le riprese esterne di Friends. E ragazzi, davvero, qualora non aveste mai visto Friends, vi consiglio di recuperarlo su Netflix, perché è tutto disponibile, tutte e 10 le stagioni. È il padre delle sitcom, il padre delle serie TV. A me è piaciuto davvero tantissimo e lo rivedo sempre con tanto piacere quando becco una puntata in televisione. Questo volume costa 18 euro e naturalmente lo trovate scontato, vi lascio sotto il link in info box. Secondo e ultimo invio da parte di editori questo mese mi arriva dall'ufficio stampa di Mondadori e si tratta di un libro che per un fan Apple come me, sì ragazzi, sono un fanboy di Apple, lo devo ammettere, non poteva mancare nella mia libreria. Si tratta di una biografia illustrata di Steve Jobs. Se riuscissi a tirarla fuori sarebbe tanta roba. Ecco qui il volume cartonato, Steve Jobs con i colori che riprendono quelli di iOS. Ed è un tomo che è davvero bellissimo. Il prezzo di copertina è 24,90, naturalmente sempre in info box. E la cosa che mi è piaciuta, e avevo già avuto modo di sfogliarlo, è che all'interno è ricchissimo di fotografie, di vari dati come statistiche, grafici, dati di vendita. E poi ogni capitolo è numerato all'interno della tipica app che troviamo su iOS. E questa è una cosa molto molto piacevole. Ma è bello anche tutto quello che viene raccontato, tutta la storia dei prodotti Apple. Qui ad esempio abbiamo un grafico con tutti i vari modelli di iPod usciti nel tempo, e si parla anche ad esempio di Pixar, ma ragazzi anche di queste soluzioni a doppia pagina davvero molto molto interessanti. Io naturalmente consiglio in primis questo libro a tutti i fan di Apple, tutti i fan della mela, ma anche a tutti i fan di Steve Jobs come imprenditore, come genio, come fondatore di azienda, anche se magari non siete fan proprio dei prodotti Apple. Steve Jobs ha comunque creato cose davvero, ha rivoluzionato il mondo degli smartphone, dei computer, del cinema, ha fatto davvero tantissime cose, il mondo della musica, questo è innegabile a prescindere che siate dei fan o meno del marchio Apple. Quindi davvero un volume che vi straconsiglio anche come regalo magari. È scritto da Kevin Lynch, è pubblicato da Mondadori e naturalmente anche questo in info box. Ultimo pacco prima di chiudere, questo qui che arriva da Pampling, come ogni mese pacco di Pampling immancabile, e adesso vi mostro cosa ho acquistato. Questo mese niente magliette, anche perché il mio cassetto ormai non riesce quasi più a chiudersi, ma ho acquistato altre cose che magari voi non conoscete, che non avete mai intravisto nel sito di Pampling. Ho preso dei calzini, questi qui sono dei calzini con dei cactus molto molto carini, ne ho già altri e sono davvero buoni, sono durevoli nonostante diversi lavaggi, al momento non hanno mai ceduto, quindi io ve li consiglio. Ci sono tantissime fantasie nerd, questa è nuova con i cactus e mi è davvero piaciuta tanto. Infatti ho preso anche
la versione fantasmino. Ne ho prese due, così quest'estate potrò utilizzarle con le mie scarpe da ginnastica. E a proposito di scarpe, ho acquistato un altro paio di scarpe, sempre su Pumpling, non c'è più nulla, scarpe prodotte in Spagna e ragazzi, davvero, ve lo dico sempre, sono super mega comode, sono davvero comodissime, io ve le consiglio. Al momento sono anche in promozione a 18,90 se non sbaglio e addirittura potete usare il mio codice 7potter per avere un ulteriore 15% di sconto. Io ormai le ho praticamente tutte, credo di non aver tralasciato neanche un modello e questa volta ne ho prese un paio che vanno a richiamare la pagina di errore di Google, di internet. Quando manca la connessione internet appare il giochino del dinosauro che salta i cactus, se non sbaglio, su Google. E ragazzi, eccolo qui, sono delle scarpe grigie molto semplici con questa fantasia sopra nera che va a riprodurre la fisionomia del T-Rex salterino, dei cactus e di un triceratopo. Sono semplici, dietro c'è scritto Pumpling e la suola è totalmente bianca. Ragazzi, sono davvero super super comode, io ve le straconsiglio. Sono scarpe che non costano tanto e veramente per tutti i giorni vanno benissimo. In questo caso arriva con i lacci neri e anche i lacci bianchi di ricambio. Arrivano sempre con due paia di lacci. Ma non è finita qui, perché dulcis in fundo e mai frase fu più azzeccata come in questo caso. Ragazzi, abbiamo gli Oreo del Trono di Spade, che volevo tantissimo, li avevo ordinati per mangiarli assieme ai miei amici durante una puntata, purtroppo sono arrivati molto molto tardi perché sono stati importati dagli Stati Uniti, in Europa non sono stati venduti e sono arrivati giusto adesso che la serie ormai è conclusa. Però mi faceva piacere condividere anche con voi questo mio acquisto, la confezione è davvero molto molto bella, abbiamo il Trono di Spade con questo Oreo qui seduto come re, che forse sarebbe stato naturalmente una scelta migliore di quella che è stata fatta, e poi all'interno i biscotti, ogni singolo biscotto dovrebbe riportare uno stemma di una casata. Qui dietro vediamo, non si notano bene ma ve li farò vedere meglio da vicino, abbiamo il biscotto col re della notte, poi abbiamo anche il biscotto con il leone dei Lannister, quello con i draghi dei Targaryen e quello con il metalupo. Non so se ce ne sono altri all'interno, nel caso ve li farò vedere ancora in sovraimpressione. Beh, naturalmente assaggiamoli, ma credo proprio che si tratti di semplici Oreo, quelli là classici con la crema bianca all'interno e il biscotto di cioccolato. Ragazzi, il profumo è sempre pazzesco, sempre quello degli Oreo classici, e vediamo un po' realmente come sono all'interno. Sembrano un po' più grandi rispetto a quelli soliti, direi di sì, sono un po' più grandi e abbiamo da questa parte la classica faccia Oreo e invece dietro abbiamo quella là con lo stemma della casata. Andiamo ad assaggiarli, sembrano anche più pieni rispetto a quelli classici, quindi ben venga. E adesso vediamo se il sapore è uguale a quello nostro. Vi dirò, quelli nostri sono migliori perché la crema è più saporita, questa non sa praticamente di nulla, e il biscotto nostro è leggermente più salato, che a me sinceramente piace, anche se ad alcuni non piace per niente, lo capisco, sono gusti. Però quello nostro secondo me è più buono, questo un po' insipidino. Però sarebbe stato bello mangiarli con gli amici davanti a una puntata, neanche questa gioia mi è stata data durante la visione del Trono di Spade. Pazienza. Ragazzi, detto questo, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate dei miei acquisti, dei miei arrivi, se avete già letto i libri che vi ho mostrato, visto i film che vi ho mostrato e mangiato questi Oreo del Trono di Spade. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti. Ma bando alle ciance, chiudo davvero il becco e ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!